Ok, eccoci qua ragazzi, buonasera a tutti. Siamo online con Dark Souls 2. Io sono qui con il buon Federico, curioso di vedere l'ultima versione appunto di Dark Souls 2, pare insomma la definitiva. Intanto chiedo come sempre ragazzi se mi sentite correttamente, se tutto funziona alla grande. Abbiamo fatto come sempre 1000 test, Twitch, insomma, ha dato qualche problemino. Però sembra che il tutto funzioni alla grande. Questa, come è già stato anticipato, è proprio un'esclusiva. Quindi noi vi faremo vedere tre. Eccolo qua il porcellino 83, il primo a scriverci. Dicevo, versione Chaos Slayer, versione che abbiamo appunto in esclusiva, quindi di fatto i primi a poterlo mostrare. Abbiamo una sorta di embargo sulle aree da farvi vedere. Sono tre le aree di fatto che appunto possiamo mostrarvi, ma comunque in 2 ore difficilmente saremmo andati molto oltre. Io ho già sbloccato, tra l'altro il gioco l'ho giocato giusto qualche ora oggi, ho già sbloccato tutto ciò che vi posso mostrare all'interno della serata, quindi non c'è modo di sgarrare su nulla. Io avendo giocato quelle, ho controllato oggi su Steam 223 ore con la versione appunto PC. Ah, intanto ragazzi, confermatevi gentilmente che riuscite a sentirmi. Vedo i saluti e vi ricambio con affetto. Sembra che ce l'ho anch'io, però per Xbox 360. Dopo appunto parliamo delle differenze delle varie versioni. Chiedo proprio appunto prima proprio di iniziare la conferma che l'audio è ok. Rispondi su Facebook, tu dice di no a questo DLC, non sgariamo, Matis, non sgariamo, Matis. Ok, perfetto. Allora, intanto vi spiego immediatamente quali sono le differenze. Io di fatto però non ho uno straccio di, diciamo, di storyboard di quali che sono le enormi differenze rispetto alle altre versioni, ma avendo giocato sia quella PC che quella PlayStation 3, vi posso già dire tutto. Primo enorme differenza, io penso lo giocherò proprio dall'inizio, anzi il gioco in realtà parte molto prima. Fede, ti chiedo una grossa cortesia, se puoi ogni tanto controllarmi anche la chat, se ci sono delle domande. Vuoi metterti di qua se è più No, 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 comodo? ci vedo anche qua. Proprio giusto ogni tanto se ci sono delle domande, in modo tale che così non ci perdiamo assolutamente nulla. Allora, tra l'altro, esatto, Fede che non ha mai giocato nessun gioco di Dark Souls, ma ha iniziato con affetto e sudore, sangue, Bloodborne, appunto notava l'enorme differenza di frame rate. Il frame rate in giochi come questi sono non importanti, ma fondamentali. Più che altro perché. Questo cos'è? Un nuovo esserino che non avevo visto prima. Andiamo a farlo fuori, giusto perché. Se ci riusciamo. Ah, tra l'altro qua c'è anche. Ok, vediamo. Oh, figa. Fan fuori. Questi gattini simpaticissimi. Diciamo, abbiamo già fatto fuori subito i gattini simpaticissimi. Fede è un uomo fortunato, ci ha detto in salute. Ah, per non averlo mai giocato. No, dicevo, allora, innanzitutto, voi sapete che esiste la versione appunto uscita su PlayStation 3, la versione PC. Io in realtà la versione PC, cioè la versione DirectX 9, pensavo sarebbe stata quella che sarebbe stata traslata direttamente su PlayStation 4. Molto sinceramente e molto banalmente io lo pensavo. In realtà, se voi guardate anche soltanto il vestito del nostro personaggio, capite immediatamente che non è quella. Probabilmente questa è la versione DirectX 11 che arriverà su PC. Proprio perché cambia completamente le ombre, vedrete adesso in alcune aree vedrete le ombre proiettate, quindi comunque molto diverse, cambiano le texture sicuramente ad alta definizione, proprio differenti, quindi abbiamo visto l'area a cui si partiva, cambiate le posizioni dei nemici, cambia la logica del gioco e vi dirò tutte le differenze. Tutte le differenze anche strutturali che appunto ci sono tra la posizionamento dei nemici, cosa succede facendo questo o quell'altro. A parte che mi sa che avevo forse qualche Scusa, la anima. versione PC quando esce Simone, non è simultanea alle la altre? versione PC sarà simultanea alle altre, quindi ok, tanto le anime, sì, qualche animuccia ce la prendiamo. Tra l'altro qua in realtà i consigli riacquisto, ne parleremo nel corso della serata perché dopo quando avrò fatto un po' il punto di tutto parleremo appunto
sul consiglio o meno dell'acquisto, però io tenderò ad estranarmi da quello che è il consiglio oggettivo, perché ci ha giocato come me 223. Io, allora, lo dico immediatamente, io ci ho giocato 223 ore, come vedete non sono assolutamente un campione, ma io lo adoro proprio perché lo faccio, lo rifaccio. Questo qui è uno... È un'area in realtà un po' mascherata. Questo è un tizio, uno dei nemici che c'era anche nell'altra versione, ma no, ovviamente non lo si può far fuori facilmente. Spoiler ne farete? Se sì, potreste avvisarmi prima, vi ringrazio. Allora, no, allora, spoiler, ragazzi, in una qualsiasi long play ci saranno oggettivamente per le aree e le zone di cui si parlerà. Però di fatto, cioè non è un gioco che può avere spoiler, cioè nel senso che il divertimento del gioco non è tanto su quello che è la storia o qualcosa, ma di fatto proprio nel gameplay stesso. Quindi adesso noi analizzeremo un pochino proprio le oggettive differenze, perché in queste pochissime ore che ho avuto in mano, si nota anche la logica che cambia completamente. Innanzitutto, chi appunto mi diceva lo ricompreresti, lo rifaresti, eccetera, eccetera, vi dico che il gioco cambia completamente, nel senso che i nemici sono posizionati in modo diverso, ma di fatto cambia completamente la logica e andremo a vederla insieme. Adesso partiamo. Allora, questi qua sono i classici nemici. Adesso sto ragionando se qua c'è qualcosa da farvi vedere. Ah, ecco, no, sono partito proprio dall'inizio. Poi voi accenderete i vari falò. Tra l'altro, se notate, già le fiamme sono completamente diverse dalla versione DirectX 9, quindi non è assolutamente la stessa cosa. Dice Simone, comunque di Io unità ce ne riesco. sono gran poche. Ce ne sono gran poche? Beh, allora, ripeto, ragazzi, questo è di fatto, allora, a livello contenutistico è lo stesso della versione, PC piuttosto che la versione PlayStation 3 con i DLC, quindi a livello contenutistico non è che cambia fisicamente, qualcosa. A livello tecnico io vi farò un po' di differenze. Soprattutto anche perché, ripeto, il riposizionamento dei nemici cambia proprio tutta la logica. Innanzitutto io ho notato, però ragazzi, parliamo di poche ore, c'è il risponde ai nemici infinito, molto diverso dalla versione Dark Souls 2, cioè dove tu di fatto cambia sesso. Non si può fare perché il cambiamento del sesso fa parte di un'area che attualmente è inaccessibile. Anzi, esatto, questa era una delle cose già di diversità rispetto a prima. Adesso ve la vado a far vedere. Voi sapete che nel gioco ci sono delle statue, nel gioco normale si può accedere a qualsiasi zona senza grossi problemi. Qua invece no. Vedete che qua c'è la statua. Le statue nel corso del gioco si scopriranno che di fatto sono dei nemici, insomma delle zone che possono essere diciamo sciolti, non so come dire, sbloccati dall'incantesimo della statua con il ramo, Dio, adesso non mi ricordo il nome, dopo comunque lo andremo a vedere, che di fatto dà la possibilità di sbloccare questa sezione. E già vedete che subito all'inizio quest'area è sempre accessibile, non è appunto accessibile. Questo perché? Perché il gioco, e ci sono tante zone così, non vuole più essere un fatti una zona, strafattela e poi passa alla zona successiva. La logica, secondo me, è quella di dire rigiochiamo tutte le zone del gioco anche in più momenti, come fa un po' Bloodborne, infatti la logica è un po' quella, e anche a livello di difficoltà cambia proprio perché vengono introdotti già dall'inizio nemici super forti che voi non potete affrontare, salvo proprio essere di fatto completamente masochisti, quindi voi dovrete correre, quindi il gioco vi invita a fare di corsa le prime zone per poi ritornarci in un secondo momento. Questa secondo me è una logica molto intelligente, ha il suo perché e basta, insomma, dopo pian piano vedremo di analizzare varie cose, varie differenze. Tra l'altro qua mi ero perso perché ho dovuto correre come un dannato. Io tra l'altro, ma anche qua piccola spiegazione, scelgo questa classe che è una classe non facilissima da gestire, solo perché, infatti dopo metterò lo scudo, io non è che sia un campione su questo titolo, però è l'unica classe che vi permette appunto di fare questi numeri poi con la spada, quindi questo tipo di animazione, insomma tutta una serie di cose, per cui a me piace partire appunto con questo tipo di classe. E poi nel corso del gioco sapete che le classi possono
cambiare. Intanto andiamo a fare il Praise the Sun. Tanto vedete gli effetti di luce attraverso la cosa che cambiano, le luci addirittura proiettate, quindi luci dinamiche proiettate sulle pareti. Poi vi farò vedere in una zona specifica dove proprio fanno questo tipo di lavoro. Tanto facciamo il Praise the Sun, che è proprio una delle cose classiche della serie Souls, che viene messo giù il simbolino ad ammirare il sole, il tramonto, proprio una cazzata classica. Server sono tutti staccati, infatti non c'è modo di farci nulla. Infatti andiamo a vedere qua i morti nel mondo, andremo a vedere, naturalmente noi siamo online, quindi per forza. 61 morti nel mondo. Io però ho scattato la foto, quindi stanno attivando i server, io ho scattato la foto con 0 morti nel mondo. Quindi ce l'ho, da qualche parte, no, te l'ho fatta vedere, vero Sì. Fede? Sì, te l'ho fatta vedere, 0 morti nel Chiedo a mondo. Slayer di rifare la domanda che l'ho Slayer, persa. rifarci la domanda, che non ci siamo persi, ma su Steam è venduto come DLC, quindi bisogna... Allora ragazzi, vi dico subito con la logica Steam, perché appunto cambia. Il gioco su Steam DirectX 11 non è assolutamente compatibile con la versione DirectX 9, quindi dovrete, anche se lo acquistate, ci saranno credo delle scontistiche, non ne ho la più pallida idea di come funzioni, però sta di fatto che dovrete comunque rigiocarvelo da zero, non c'è modo di essere compatibile, così come le versioni PS3, PS4, cioè dovete per forza di cose rigiocarvelo e rifarvelo. Questo a prescindere. Allora, adesso andremo a vedere le prime zone. Poi c'è un aggiornamento del gioco base, o mi sbaglio? In che senso? Cioè, il gioco base viene aggiornato, però allora, solo la versione PC di DirectX 9 viene aggiornata gratuitamente allo Scholar of the First Sin, ma soltanto diciamo con la versione DirectX 9. Ovviamente non passate alla versione DirectX 11, che ripeto, ha una vita a sé. Allora, io direi che possiamo partire da un'altra zona, non quella dove adesso vi stavo portando, perché appunto tu Fede, tu fammi tutte le domande che nel caso ti possono venire rispetto a Bloodborne, che magari a me non vengono in mente perché le do per scontato, così anche i ragazzi insomma guardano un po' tutto. Effetti di luce, ripeto, completamente rivisti e corretti, sono veramente ben fatti. Adesso intanto accediamo a quest'area qua. Allora, intanto, vabbè, domande che mi faccio io. Rispetto a Bloodborne, qua vedete che c'è la barra della vita in alto, è a metà. La metà vuol dire che nel momento in cui si muore in Dark Souls 2 hanno aggiunto, diciamo così, il fatto che sia un genio, perché mentre parlavo e indicavo virtualmente si è chiuso anche il portone, si riduce la barra della vita fino a metà, non di più perché sennò arriviamo proprio alla morte. Per ogni morte, ok, cioè tu, adesso vi faccio vedere alcune cose, perché sennò parliamo di cose di cui qua nell'inventario, nell'equipaggiamento, noi possiamo avere quelle che sono l'effigie umana, perché noi siamo degli hollow, cioè degli esseri vuoti, cioè dei morti viventi che vanno in giro tra i morti viventi. Quando noi usiamo una di queste, si torna umani, quindi torna il nostro visino di bell'aspetto e la barra della vita torna al massimo della sua estensione. Per ogni morte che noi facciamo, lui ci torna indietro fino ad arrivare a metà. Io in generale tendo ad usare metà vita comunque, perché sennò ogni volta dovremmo usarla e tutto. Ci sono gli anelli, anche qua vengono riproposte le varie armi diverse. Intanto vedo se ci sono domande, ma insomma, non mi sembra ce ne siano per il momento. Adesso anche l'acqua cambia molto, Sì, è quindi fatta... rispetto a Bloodborne, cioè come fluidità, No, dettaglio. esatto, allora, la fluidità dei 60 frame, ragazzi, qua si nota. Tra l'altro, dopo parliamo anche un attimo con Fede, ma non... Scusate, ma non ho capito una cosa. Su PC sarà DirectX 11 o sono next gen? Allora, no, facciamo un po' di chiarezza. Allora, la versione DirectX... Allora, su PC, su Steam esistono due versioni, DirectX 9 e DirectX 11. Chi ha comprato la versione DirectX 9 avrà l'aggiornamento gratuito, ma resta DirectX 9. Poi esiste la versione DirectX 11, che
che ti permette di avere queste migliorie grafiche e oltre alla versione, diciamo così, di base, però te lo devi rigiocare, quindi questa è la logica. Adesso qua, tra l'altro, faccio vedere quando lo prendi da dietro. No, ormai l'ho ucciso. Tra l'altro io questa zona l'ho rifatta più di una volta. Questa adesso sarebbe un po' Allora, bravo, la allora torcia che c'è in Bloodborne, c'è la lampada, la torcia. è la lampada, però la differenza rispetto a Bloodborne, e qua è una differenza che in realtà si è evoluta, che in Bloodborne sono tornati un po' indietro, è quella che innanzitutto quello che vedete sotto le armi sono appunto lo stato delle armi, cioè ogni volta che io lo uso questa barra rossa si riduce. Invece di dover tornare come in Demon's Souls e in Bloodborne a far riparare l'arma, ogni volta che voi schiacciate sul falò, l'arma si autoripara. A Ah, meno che non arrivi fino in fondo alla barra. prendi delle anime o si ripara da sola? Per riparare l'arma? Sì. No, allora, se voi schiacciate sul falò, si autoripara. Se però tu continui a usarlo, lui ti dice attenzione, si sta per spezzare. Si spezza, devi tornare dal fabbro, che è a Majula, che è dove eravamo prima. Qui quell'area qua io l'ho riavviata valangate di È la volte, zona per iniziale questa. questa è più o meno, sì, assolutamente. Quindi abbordabile, diciamo. In realtà, esatto, questa è la logica, è questa. Nel gioco originale, innanzitutto, c'erano molti meno nemici, poi ti farò vedere, insomma, altri. Però hanno aggiunto, per esempio, questo gigantone, che ovviamente non è abbattibile. Qual è la logica di fare questo tipo di cose? Secondo me, perché in realtà non ho le logiche Bandai Namco, però ve le dico secondo me per quali tipi di cosa sono state fatte. Qua intanto veniamo qui per attirare qualcuno e farlo fuori con più calma. La logica secondo me è che innanzitutto per arrivare ad avere fino a 6 persone online hanno voluto rendere molto più difficile. Ma devo farti vedere. Quando lo prendi, ok, così di rendere comunque il gioco più difficile per essere comunque più giocabile, cioè più si è più naturalmente se il gioco fosse super banale, super facile naturalmente si perderebbe un po' di entusiasmo. In più, come in Dark Souls e Demon Souls, tutte le zone sono a respawn infinito, quindi non 7 volte respawn, 8 volte respawn, ma per sempre, credo. Credo, non perché è una logica che so, ma perché questi qua li avrò già ammazzati 2 milioni di volte proprio per vedere tutta questa cosa qua e a me dava questo tipo di cosa. Quindi qui tra l'altro. Qui tra l'altro non è che legnano molto, cioè rispetto ad esempio a un Bloodborne dove i nemici Subito almeno un piatto di legno. sono forti, qua sono non fortissimi, però. Hanno comunque la cosa di continuare a toglierti e sono tanti perché adesso salendo le scale noi ne avevamo circa 3-4, a parte che qua ha già cambiato, per esempio adesso io qua so già che c'è questo stronzo che viene giù, anche questo introdotto, e quando tu non te l'aspetti perché vieni qua per farti fuori gli altri tizi con tranquillità ti arriva questo che ha la sua animazione. Tra l'altro anche qua vedi, cioè, siamo già a metà della vita della spada, nel senso che vedi che siamo, Sì, cioè, sì, non sì. facendo neanche chissà No, cosa, infatti. siamo già alla metà. Non ci sono salvataggi cross-platform, hanno rimesso lo spawn infinito, questa non la sapevo. Io ragazzi vi sto dicendo quello che noto, non che sicuramente sarà così. Io ripeto. Prima 6, 7 volte, 8 volte, 10 volte ricaricavo e non lo vedevo. Adesso l'ho fatto più o meno quel numero qua. Magari sarà solo questa sezione, non lo so. Resta il fatto che comunque, perché ho fatto sta puttanata enorme, ecco, cioè, vedi, non sono forti, però ne hanno aggiunti valanghe. Scendi. Qua c'è la logica di farli scendere un po' alla volta, per farli fuori. Sono massa fra virgolette. No, Zia, no. Putis. Ma poi sono. Porca puttana. Sono abbastanza ordinati anche. Tra l'altro Ma prima. fanno di tutto qua, cioè, Adesso ti danno anche i proprio. calci se stanno. Ecco questo, mamma mia, se questo qua mi beccava ero già morto. Vabbè, andiamo via. Non è che hai il patto del campione. Che è?
Che cosa vuol dire il patto dei campioni? Ah, che forse ha un boh, una cosa che continua a ri... Non si... È il patto dei campioni, sono sicuro al 100%. Cosa vorrebbe dire? Cioè, cos'è una specialità che si ritornano sempre i nemici? No, ma non ho più pallida. Il Ah, il patto dei patto dei campioni lo campioni. si vede dall'icona. Dall'ico... Ah, ok, il patto dell'ico... Ah, vabbè, sì, il patto, scusami, sì, allora in alto a sinistra vedete che c'è il patto, che sono ogni... Cioè c'è il patto dei ratti, cioè ce ne sono vari tipi di patti, non credo che però crei questa cosa qua del respawn. Rende il gioco più Il difficile. patto dei campioni... Rende il gioco più... Ah, non lo sapevo questa. Ah, bella puttanata, tolgo subito. Andrò a togliere... Ah, come se fossi New Game Plus? Ah, figa, questa qua non la sapevo. Cazzo, Vado a toglierla porca immediatamente. puttana. Che ha Razze spawn infiniti con il patto. Figa, guarda te cosa cazzo hai imparato. Non la sapevo, sta cosa qua. Figa, A fatte. Sprigano e a Claudio, No, veramente. No, puttana. ma i ragazzi davanti ne sanno sempre tantissimo. Io infatti facevo tutte queste puttanate qua. Non vado a togliere subito il patto. Credo si possa togliere tornando indietro. Giochi dicendo che non sai che è il patto dei campioni. Fake, figa, fakeissimo, anzi. Non fe ma perché in realtà... Ho giocato un cifrone e ci sono tantissime robe che manco so. Anche perché io non ho mai scelto questo patto, in realtà. Facevo quello dorato, che non so neanche che cazzo sia, e quello lì l'avevo portato fino alla fine, perché entravo anche nelle missioni degli altri. Vado a toglierlo immediatamente. Questo che sei è il tuo accampamento, Questa è la diciamo. Majula, sì, dove c'è la tizia, questa qui, quella là in fondo, che ti serve appunto per potenziarti come in Bloodborne. Lo togli dal gatto a Maiula. Il gatto è qua. È il patto più troll. È il patto più troll, ma vabbè. Sì. Dalla gatta. Allora, abbandona patto. Ma puttana minchia. Sì. Tra Anche l'altro... te non c'è più il No, no, il patto non cappellino. c'è più, e vabbè, ma io sapevo che ci si potevi togliere i patti e aggiungere e cambiare, e questo quello lì. Non sapevo che questo patto di merda qua cambiasse anche così tanto. Cioè, non l'ho, più che altro perché non l'ho mai preso, ammetto, questo tipo di patto. I patti li facevo molto più avanti. Ormai non mi avvisa proprio più. Ok. E abbiamo già imparato il discorso dei patti. Allora, io direi torniamo comunque... torniamo Resto in... dei giganti di Torniamo a legno. vedere la differenza, cioè sono proprio curioso. Ma fatteo. Ora gli ogre... Ah, figa, sono anche fattibili. Figa, subito. Andiamo a farli fuori. No, figa, il new game... Che appena vabbè, iniziare il New Game Plus adesso è No, l'apoteosi. beh, no, beh, alla morte proprio. Cioè, alla morte proprio. Su che piattaforma sei, Simo? Sono su PlayStation 4. Vabbè, fatti due colpi Guarda, ho intanto. pensato. E prima forse erano di più. Adesso andiamo a vederli. Adesso minimo una trollata alla loro. Perché questi qui sono sempre stati difficili. Beh, no, sì, col cazzo che li facciamo giù questi. Sì, ciao. Cazzo. Eh sì, però, ciao. Sì, lui ha questa cosa qua, però se si sdraia su di te è la fine. Hai già battuto il primo boss? No, ho battuto in realtà il secondo boss, che è quello per farvi vedere l'altra Risultato area. finito dei nemici con il patto dei capelli di Milano Isretto su loop e Milano Isretto con l'ultima patch su PS3. Ah, ok, no, io allora, boh, non lo so. Sinceramente poi io i patti non... Oh merda, puttana, troia, Non bastardo, sei canker. cambiato. 1984, avevamo 3 anni. E adesso andiamo a recuperarci le nostre anime. Sì, decisamente fattibile, sì, fino a un certo punto. Il gigante, beh, semplicissimo, no, non è il gigante, ma è il Dragon Slayer, Dragon qualcosa. Non mi ricordo come si chiama, che è quello che vi porta poi alla zona del vascello. Adesso noi corriamo un pochino. Sì, in effetti dovrei ritornare a riprendermi la vita, però... Adesso vediamo se ci stiamo tirando dietro tutti. Ah, figa, ce li ho tutti proprio. Ma proprio tutti, tutti. Stiamo No, facendo proprio mi stanno violentando.
Cavaliere del drago, è il più facile. Si fa cadere in acqua ed è fatto. Infatti l'ho fatto cadere in acqua. In realtà lui fa un attacco e scivola giù dalla piattaforma. Scivola, insomma. Comunque io con la mia persona preferisco Dark Souls, pure Demon, comunque ragazzi io Mormon in No, effetti, come... poi non so se è un po' tutto uguale come Ma io ambientazione. ti dirò che invece lo preferisco, cioè È fino bello, a no? livello evocativo è il più bello, Onestamente. anzi se vogliamo Dark Souls 2 è proprio quella che preferisco meno a livello di tipo di ambientazione. Non so se andare a prendermi le anime o cambiare ambientazione, no, cambiamo ambientazione che qua vabbè è una corsa, adesso infatti andiamo in un'altra zona, vabbè le ho già sbloccate tutte, più che altro che andiamo, non puoi usare il falò perché, ah perché c'è un nemico qua in zona. Ma perché sono Ah, me venuti ne hai tutti? ammazzati perché sei andato là, Ah, sono andato adesso e non li ho ti sei tirati tornato tutti. Yes. indietro, li hai pullati, tu sei un ninja polpo in World Adesso vediamo se riusciamo a tenerli fuori dall'area. Viaggia, ok. E andiamo qua. Simone è la nuova classe. Sì, beh, oddio, è una classe che con cui adesso ho voluto partire. Ma in realtà l'idea è appunto quella di pian piano trasformarla, non di tenerla fissa. Allora, altro cambiamento, qui adesso quando noi usciamo, là c'era il tizio mezzo svenuto che dovevamo andare noi a prenderlo quasi, invece lui adesso è lui che viene qua a rompere il cazzo, tra l'altro non è proprio... Vediamo se riesco a girargli intorno. Tu qui sei proprio base base, non hai potenziato. No, no, sì, no, beh, ma vai a fare in culo. Sì, lui qua c'ha l'attacco che devi attivare, lui questo qui non è proprio semplicissimo. Sembra una paraculata per coprire qualche magagna No, grafica. anche se c'è. No, no, ma Ma sì, però oddio. stai Allora, le magagne tranquillo. grafiche sono tutt'altre. Tra l'altro, allora, nemico di oggi era quello in fondo a Old Yharnam. Che è appunto un mega lupo mannaro, no? Uno dei boss più facili della vita. God Beast, Sì, forse quella lì, sì. Allora, qual è il problema per cui continuavo a perdere contro questo stronzo qua? Allora, innanzitutto ti capita che ti si mette a essere lentissimo nel gioco. Adesso io tra l'altro parlo, ma figati sto stronzo. Vabbè. Quindi rallenta il gioco mentre lo stai menando e va bene. La telecamera impazzisce, cioè tu stai giocando, a un certo punto la telecamera ti inquadra qualsiasi roba tranne tu dove sei tu e quindi non riesci a capire che questo qua ti saccagna. Poi è capitato che schiacci per prendere il triangolo la vita e lui decide che non te lo fa. E ogni tanto lo fa, è vero, vabbè, ma puttana minchia, cioè ma che cazzo di gioco avete fatto? ogni tanto lo fa proprio, E non figa. è. Poi stessa cosa con gli attacchi, cioè io mi preparavo un super studiato R2 e lui non lo fa, ma cosa fa? Dopo qualche secondo parte, lo fa. Cioè quindi oltretutto ti ritrovi a dover cioè a non aver fatto il colpo quando dovevi e soprattutto a farlo in ritardo, così oltretutto sei anche in balia sua nel momento in cui lui non la fa. Minchia, cioè. Cioè, però perdere per quelle robe qua ti fa un po' girare il cappello. Adesso qua entriamo in una nuova zona. Adesso qua comunque mi prenderò la vita perché sennò davvero diventerò... No, a parte che potremmo farci anche il boss tra un po'. Ma adesso andiamo a vedere. Intanto giriamo un pelino. Qua c'è... La zona si faceva in questo modo. Esatto. Qua uscivano i nemici e partivano. Ok. Puoi far vedere... Se ora la torcia serve a qualcosa, se no l'oscurità appunto oscura. Sì, dopo la vediamo, però io mi sa che non ce l'ho ancora. No, sì, forse ce l'ho la torcia. Dunque, questo. Ok, è morto. Allora, un bel Tomb Raider. Ah no, la torcia in realtà sì, mi sa che adesso non ne ho più. Però la torcia lo noti molto la differenza perché all'inizio gioco ce ne hai almeno una e la torcia cambia molto. Sì, in realtà qua ci vorrebbe l'arco. Con l'arco fai fuori abbastanza in fretta, anzi forse sai che ce l'ho l'arco. O se no si va giù e si fanno un po' per uno. Sai che forse ce l'ho l'arco però non ho le frecce comunque.
Adesso corriamo in un'altra zona. Andiamo, voglio, più che altro sono curioso di vedere una nuova zona. Se hanno cambiato qualcosina. Tra l'altro è strapieno di nemici. Se non hai giocato lo splendido Yakuza 4. Se sì, cosa penso? Non ho mai giocato a nessun tipo di Yakuza, ti dirò. Lo Yakuza Proprio mai. su PlayStation Network, c'era su PlayStation 3 per il Plus, visto mi ricordo l'ho tirato giù, ma non Proprio non so perché non è un gioco che non mi ha mai attirato molto. Dunque, qua intanto vediamo che cazzo c'è. Sono uno. Sì, qua in teoria c'è Gat 3. Allora, aspetta che vediamo intanto se riusciamo. Qua si muore male. Qua farli fuori è un'impresa, tutti e tre. Poi soprattutto sono tre difficilissimi. Allora, bisognerebbe prendere o la Molotov. La Molotov. Sì, sono dei bastardi. Sì, c'è proprio modo di fare una minchia. Ale. Sì, no, poi figa non. Questi qua poi sono proprio super bastardi. Il frammento di estro di Madonna l'hai preso? Sì, ne ho presi già due in realtà. Urca puttana! Troia puttana merda. One costa 60 pippi, mi sembra, non so qual è il costo. Allora, in realtà dei frammenti Estus ho preso sia quello dei frammenti Estus, comunque ne spiego un attimo a chi non avesse mai giocato cosa fosse. Allora, qui di fatto si ha la possibilità, oltre a, come in Bloodborne, avere appunto le erbe, qua si chiamano gemme vitali, quel cazzo che è, c'è la fiaschetta Estus, che è questa, che di fatto vi dà la possibilità di usare gratuitamente, e si ricarica ogni volta che premete sul falò, appunto la fiaschetta. Può essere potenziata, non mi ricordo, fino a 5 volte, se non sbaglio, cioè vuol dire che vi recupera più di tot vita, se no si ferma prima sulla barra della vita, e può arrivare ad essere un numero di, non mi ricordo quante, forse 12, se non sbaglio, di fiaschette Estus, però non vorrei dire una cazzata. Allora, quindi cosa volevo far vedere? No, vi faccio vedere un'altra zona. Vi faccio vedere. Ma a parte che dopo potremmo anche andare a farci il boss. Volevo un po' livellare, no? Sinceramente, perché non volevo proprio buttare via il tempo senza livellare. Allora, intanto andiamo giù, vero? Sì, che vi faccio vedere un'altra area. Ma più che altro che poi volevo far su un po' di punti e comprarmi uno scudo, perché sennò è proprio la morte. È una morte brutta. Anche qua posizionamento diverso da anche qua di questi simpatici esserini. Adesso qua. No, beh, sì. Ma questo qua perché poi ha anche l'animazione del colpo speciale. Ah, tra l'altro, altra cosa in Old Yharnam. Più che altro mi è venuto in mente. Ah, aspetta, aspetta, questo qui è un'altra novità. Ah, no, forse sono io che non ci sono mai arrivato. Di qua. Ah, no, di qua c'è lo forziere. No, cos'è un'altra roba. Ci sono degli esserini in Old Yharnam che se tu li becchi ti danno tre pietre per il Sì, potenziamento. quelli E che strisciano qua, in terra, sì. esatto, e qua ce ne dovrebbe essere anche qua, in questo qua ci sono. Questo sarà fintamente morto. Porca puttana, spostati un po'. Ok. Mi piace il fatto che abbia due armi, questo, perché Sì, comunque. però è una classe non per me, nel senso che è una classe che va saputa usare, nel senso che è un po' difficile. La classe più basica, comunque è un po' più comoda anche da usare. Allora, andiamo a vedere. Vaffanculo, non mi è abituato. Allora, qua ci andiamo a pigliare lo scudino. Ok, intanto non so quanto parerà, però. Anzi, adesso lo testiamo immediatamente, sarà una bruttissima. Affidati.
Io adesso voglio provare a fare l'altro boss. Guarda che voglio capire adesso se mi ferma. Sì, un po' sì. Cioè un po', fa quello che deve fare, insomma. Fa il ruolo dello scudo. E mi va bene. Si può. Sono 12 fiaschette più 7. 12 fiaschette sono sicuro. Più 7 non ho certezza, ma forse sì, può essere anche più 7. Poi c'è da andare là sopra. Esatto. Allora, qua innanzitutto hanno aggiunto qualcuno. Ah, ecco, questo qua è un super bastardo. Tra l'altro ho dei colpi veramente devastanti. E anche questo in realtà non lo. Sì, uno di questi lo incontri in realtà. Se ti metti dietro anche lui fa lo stesso colpo che ti salta all'indietro e ti ammazza. Ti ammazza male anche. Andiamo a vedere se c'è qualcosa. Ma in realtà è molto da riesplorare perché cambia moltissimo. Cambia veramente moltissimo. Allora, andiamo a vedere qua sopra. Che caspita c'è? La labarda spaziale. Merda. Eh sì, la merda. Però se non hai. Se non hai stamina, non para un cazzo. No, ma infatti io no, non è una classe che terrei, ma perché non sono in grado io di usarla, però. Ormai con questi livelli bassi ti serve Sì, in realtà io volevo usare i miracoli pian piano, quindi perché i miracoli vuol dire come in Bloodborne che voglio arrivare, puoi incantare le armi, usare i fulmini, cose del genere. Sì, pian piano. Adesso inizialmente va bene tutto e poi insomma si può fare qualche cambiamento in corso d'opera. Allora, io direi che tra un pochino possiamo andare a vedere un attimo di livellare qualcosina. Tanto facciamo un giro. Però bisogna stare attenti perché quei bastardi là in alto buttano giù le bombe. No, figa, è già rotto. Palle. Devo tornare indietro a sistemarlo. Comunque quel bestio lì che ti dicevo di Old Yharnam, secondo me è facoltativo perché poi non chiusa quell'area lì non faceva nient'altro. Quindi secondo me è quello della cattedrale, quello giusto che è da fare. Ah, tra l'altro ho finito tutte le pozioni, quindi o le devo andare a droppare o le devo comprare. Allora, andiamo invece questa volta. Proviamo a fare il boss. No, proviamo un attimo a girare un pochino. Ah, ecco, l'altra zona che volevo far vedere è appunto questa qua. Allora, andiamo giù di qua. Più che altro che sono curioso di capire in cosa possa essere cambiato. Ah, tra l'altro fa l'animazione anche con lo scudo. Bella sta cosa. Con le altre classi non lo fa. Quindi forse è per questo che. Sì, c'è da dire però che è un'arma questa qua che. Cioè, si sbraga in un attimo, però. Vediamo quanto e dove si può arrivare. Allora, adesso sono preoccupatissimo di capire quanti cazzo di nemici ci sono. Ah no, qua nessuno. Poi in alcune zone non c'è nessuno, in altre ne hanno aggiunti un fottio. Più che altro perché vogliono proprio puntare a farvi esplorare la zona in un modo comunque molto diverso rispetto a prima. Vediamo, eccolo qua, questo. Ok. Dai, coglione. Di montaggio, ho imparato
portato a mettere seriamente i video. Vabbè, ottimo, bravo sei. Non mi ricordavo che avessimo un appuntamento domani sera, però mi fa piacere che tu sia diventato un super pro nel montaggio video. Ecco, questo è un colpo di scudo che va a spezzare la guardia. Intanto però... sì, però intanto io sto prendendo frecce da tutti. Al figlio di una mignotta, oh. Simone sta... sto mercoledì... Merda, troia, puttana! Simone mercoledì, allora, in realtà le dirette con me saranno venerdì con Dark Souls 2, dove ovviamente copriremo un'altra zona, e quindi venerdì pausa pranzo, no, in realtà, con me con Dark Souls 2, e mercoledì Bloodborne, dove vedremo una nuova zona. Adesso non so se di fatto far fuori il boss di quell'area lì del... quella lì di cui parlavamo, e fare tutta direttamente la zona nuova con voi, che non sarebbe neanche una cattivissima idea, così magari lo scopriamo coi ragazzi. Adesso vediamo un po', tanto mercoledì non è lontano, e intanto magari mi affronto un po' qualcosina qui con Dark Souls. Adesso mi sa che userò comunque un'effigie, perché sennò veramente diventa una morte lunga puttana, bastardo. Figa, gli arcieri che rompono il cazzo in un modo... venerdì a pranzo, vai a Terni o lo fai? Vado a Terni, ma solo per il pranzo, e poi torno indietro e giocherò a casa. Fa un po' una cosa così. Non so se le tempistiche riusciranno a corrispondere, però... Poi soprattutto un pranzo con Dark Souls vuol dire... Ma è vero, ma la recensione di Bloodborne non è uscita? Credo arrivi domani. Sì, no, sono veramente... No, poi... Puttana, troia. Veramente... Ma poi lì è ovunque. Cioè, adesso hanno aggiunto un fottio di arcieri. Ma in Bloodborne ci sono posti innevati o robe simili? Non ne ho la più pallida idea. So soltanto del bosco, solo perché si sa che giocando in due nel bosco c'è l'inculata. So solo che esiste un bosco per quello. Tra l'altro ho letto... Giocando in due a giocare. Sì, esatto. Quando si riesce a giocare in due, che non abbiamo ancora capito come si fa. Cioè, abbiamo... fatto ogni tipo di abbinamento possibile. Boh, che cazzo funziona, non si sa. So che molti hanno problemi, tra l'altro. No, in realtà io ho sempre giocato con la spada bastarda. E io... culati. Con Dark Souls ho sempre giocato con la spada bastarda fino alla fine del gioco, tra l'altro. Quindi c'è proprio... Secondo me è un'arma fantastica. Qua però cambia proprio completamente. Cioè qui va sulla fluidità, là invece va sulla potenza. Più bruta. Cazzo, com'è il salto? Vaffanculo. Il salto... Perché io so... Allora, ho il salto con Bloodborne, che è col cerchio. E invece qua bisogna premere nei momenti di difficoltà. E ovviamente lo premo sempre nel quello sbagliato. Naturalmente qui è invece l'L3 per saltare. Porca troia. Ma più che altro sono curioso di vedere quella zona lì. Ho un boss e devo esplorare Old Yharnam, uguale a me e Ciro. Proprio siamo allo stesso punto, io e Ciro. Sono al terzo boss. No, però il terzo boss... deve fare. Ok, però se è già il terzo boss... dipende però quale tipologia di terzo boss. Perché in realtà ci sono due zone. Old Yharnam, dove c'è il boss. E poi la cattedrale, dove c'è il boss. Quello di Old Yharnam, secondo me, è facoltativo, perché chiuso quel boss lì non c'è un cazzo da fare in giro. E quindi, secondo me, è la cattedrale la zona giusta. Ma non ho neanche... Ah no, sì, forse l'ho provato a vedere com'è, c'ho tutti i capelloni, ma non c'ho proprio... Io poi li voglio proprio un po' analizzare, capire un po' come funziona, crepare quelle miliardi di volte. Dunque, qua il salto, ok, L3. Figa, ma vai a fare in culo! No, perché ormai nel ritorno non sono riuscito a riprendere, quindi non mi servono un cazzo. Qua c'era un punto invece dove... Ecco. Tu cammini tranquillamente per felice beato e ti capita questa cosa simpatica.
E poi finisce che non c'è nulla qua sotto. Ok. Ah, puoi mettere la configurazione che salti con 0. Sì, ok. No, no, vabbè, ma non è che era solo per sapere che si faceva in quel modo lì. Non è un problema il fatto di farlo o non farlo. Che cazzo? Ah, ma ecco, anche qua non c'era l'arciere. Buona fortuna, Simone. Sì, mi servirà proprio. Tra l'altro un'altra cazzata è che quando, mentre tu dai spadate, se sbagli, perché continui, ogni volta che tu dai spadate avanzi e a volte capita che avanzi e poi voli giù, perché tipica situazione alla... Questo qui tra l'altro ti dà una super spada, però non mi ricordo, aspetta, fra, già un attimo, giù in questa terra un po' di tempo fa, sono... No, non lo voglio uccidere perché in realtà c'è qualcosa da dargli, adesso non mi ricordo che cosa, e è abbastanza importante. E ti dà la spada. Credo che te la dia anche se lo uccidi, però se lo porti... Perché se non sbaglio c'è anche il trofeo di portarli tutti a Drangleic. Ah, tra l'altro i trofei, ragazzi, non so quali siano perché ogni volta che lo carico, il gioco cerca di installarmeli. Cerca di installarmeli, ma non sono ancora attivati, quindi proprio non si possono vedere. Quindi secondo me non cambieranno assolutamente dalla versione PlayStation 3. Però così è, se ci pare, e anche se non ci pare. Quindi adesso saliamo di qua e poi andiamo in un'altra parte del castello, poi cambiamo area. Questo ad esempio, allora questo tizio qua si affronta così, tu te lo fai avvicinare, merda, non così. Fare. No. Anche qua devi capire, guardare, calcolare, cioè proprio cambia veramente molto. Cioè, nel senso, abituati poi ad agire in un certo modo, sapere di dover fare sta cosa, quel tizio lì non c'è mai stato. Non voglio salire le scale perché in realtà c'è un pre-boss che se mantengono le stesse cose non ho voglia di fare in questo momento. E poi in tantissime occasioni ti invita proprio a non farlo, cioè a correre avanti per poi dirti, buono, adesso che sono più forte, torna indietro e fatti quel pezzo lì. Cioè un po' la logica, mi sembra quella. Magari hanno messo i trofei dei DLC, no, infatti è la cosa che spero che non ci sia, ma secondo me non c'è. Sarebbe una bastardata quella di mettere i trofei dei DLC. No, più che altro perché aumentano un poco la quantità. Dicevo, multiplayer fino a 6 giocatori. Ah, guarda, ad esempio, questo qui. Prima c'era un fottio di nemici qua dentro, adesso non ce n'è neanche uno. E qua c'è anche un secret. Eccolo. Sì, beh, le aree ormai le conosco tutte a memoria. Insomma, magari qualcosa mi dimenticherò, però... Non mi ricordo cosa c'è dentro. Ah, poi qua bisogna stare attenti perché... Certi bauli più avanti, allora, o hai dentro la... Intanto vediamo che cazzo c'è dentro. Con lui ha provato a uccidere l'automa in Bloodborne. Ma ciao, cioè, se non neanche morto lo faccio. Sì, si può... Allora, tutti gli elementi, come qua la tizia che ti dà le anime, in Bloodborne, l'automa e in Demon Souls la tizia, possono essere uccisi, cioè però è da fuori di testa. E non so che cosa ti dia, però di fatto, cioè, ovviamente non ti potenzi più, quindi cioè, è da pazzi. È proprio una roba che... Ottima tempistica. No, più che altro che scemo. Merda, porca... Oh! Volevo andare a capire... Figlio di una... cazzo, ciao. Allora, scusate una domanda da noob. Questo gioco non arriva in Europa il 2 aprile. No, credo il 3 di aprile. Se non vado a dire una cazzata, dove si dovrebbe sbloccare? 2 o 3 aprile comunque sì, si sblocca poi tutto. Quindi immagino anche trofei o qualsiasi altra roba. Trofei, gioco, server, eccetera. Allora, torniamo indietro al castello, cambiamo area, possiamo anche cambiare area, poi magari proviamo a fare il boss, che però è in questa zona. Andiamo a correre in questa zona qua, che dopo abbiamo tutta questa qua sotto. Qua bisogna correre perché di fatto è infattibile proprio questa,
Prima era fattibile, un po' con le frecce, un po' con qualcosa era fattibile. Adesso proprio fisicamente quei tizi qua non van giù neanche con... King chiede se fai un Un boss sì, facciamo il primo, quello base, più che altro perché è l'unico boss che si può fare. In realtà ci sarebbe da fare anche il boss del drago là in alto. Il problema è che non è fattibile perché... Perché sei sceso qua tu? Ah, cioè, viene pure questo. Ale, poi? Ma perché? Perché sta cosa? Perché ce l'hanno con me? Vabbè. Ale, anche questo perché... Buono. Ci auto-eliminiamo per evitare qualsiasi tipo di problema. Come poi magari? Cosa vuol dire? No, nel senso che lo facciamo dopo, certo. Quindi dicevo, i boss sono raggiungibili in questa diretta e più che altro durante il coso. C'è il boss della nave, che anche lì è una cazzata enorme. Però... Adesso tra l'altro sto fermo, ma perché devono venire giù? Cioè questa zona qua è sacra, nessuno deve venire qua a rompere il cazzo. Allora, dicevo, di boss c'è quello che era in quella torre che adesso vi sto indicando in questo momento, che ho già sconfitto, per poter accedere all'altra area che vi dicevo. Il primo boss che lo faremo, poi ci sarebbe il boss della nave, che però secondo me non lo raggiungiamo, più che altro perché c'è da fare prima 8 milioni di nemici, di cose da fare. Comunque magari proviamo a correre un pochino, anche perché dopo finisce di fatto l'embargo, quindi vorrei non arrivare proprio al pelo dell'embargo, cioè al pelo delle zone da mostrare. E poi c'è il boss invece, che è un boss secondario, che è quello... Oh, devo provare ad ammazzare questo qua io. Di questi qua ce ne sono valanghe. Deve essere Aide, una roba del genere. Ma non so perché ce ne sono un fottio. Curano, tra l'altro, sono a guardia dei forzieri. Cioè, fanno veramente di tutto. Ecco, se non ci posso rotolare intorno. Attenzione, È attenzione, figo. è legnata che Eh tira. sì, vabbè. No, ma questo qua in teoria... Perché no? Ma vaffanculo, cioè 8 ore per prendere una puttana di bevanda di merda. E poi si trova il boss della torre. Già fatto il boss della torre. Beh, il boss della torre l'ho già fatto. Che è quello là... no, sto ragionando. Vabbè, tra l'altro sto giocando proprio alla cazzo, ma più che altro perché sto correndo come un animale per far vedere un po' tutte le zone. Volevo provare ad andare a vedere su di là, dove appunto c'è il drago che è proprio stato cambiato. Questo tra l'altro è difficilissimo da evitare. Ogni volta sono legnate. Il drago è qui il boss. No, sì, però il boss... Allora, per riuscire ad arrivare a quel boss lì bisogna ammazzare questi qua, che non è possibile ammazzarli perché sono proprio... Cioè, fisicamente... No. C'era un passaggio. Ah, ok, là. Il tizio qua che mi sta facendo la guardia. E poi bisogna... Ma perché questo qua gli sto sul cazzo, signore? Perché deve fare così? Non mi devi rompere i coglioni. Mamma mia. Ah, aspetta che vado a prendere... Talismano. Ah, mi sa per i miracoli. Se non dico una cazzata. Una cazzatena. Eh beh, ma sì, anche di più. No, Ma quindi qui per fare questa parte qua dovrebbe essere tutto potenziato, no, vero? beh, certo, sì. Allora, ci sono due soluzioni per fare quella zona qua. Andare di frecce, e quindi lo becchi a distanza, sprechi un fottio di frecce, però li fai giù e comunque ci può stare anche come logica. Adesso andiamo in un'altra zona. Proviamo a vedere questa. Il drago sì, perché il drago è stato sostituito. C'era un altro. Ah, in realtà ci sono due boss in questa zona ancora. E tutte e due facoltativi, ma secondo me ne terranno uno probabilmente. Che appunto lì sulla sinistra c'è il drago che scende, bellissimo e tutto. E poi dentro la cattedrale c'è un altro boss alternativo, ma non credo che ne abbiano messi due nella stessa zona, perché sarebbe abbastanza fuori di testa. Qua invece non so nulla. Non l'ho ancora proprio neanche iniziata. Ah, eccolo qua. Vedete il discorso delle ombre che cambia proprio completamente. Non è in tutte le aree, non ho capito perché, cioè non fa tutto questo lavoro, però le ombre sono ovviamente
dinamiche, fatte bene, non ci sono quasi scalettature, e secondo me comunque questa dovrebbe essere uguale alla versione PlayStation, cioè scusate, la versione DirectX 11. Adesso voglio capire perché qua cambia, non ci sono ancora venuto. Campbell. Vediamo se qualcuno mi viene addosso. Eccolo qua. E anche il cane. Sì, va tutto fatto con calma, non come lo sto facendo io, però cambia molto. Ma più che altro perché secondo me la logica è che tu appena hai tra l'altro c'è un buio allucinante, bisogna andare a prendere le torce e accendere tutte quelle cazzo di fiaccole lì, se no non si vedrà mai una minchia. Cioè, tipo così, non capisci. Già danni da sanguinamento. Più che altro perché se tu lo giochi in multiplayer, cioè. Infatti io ho sempre detto, in multiplayer diventa tutto facilissimo, perché oggettivamente diventa tutto molto più facile. Però insomma, con dei nemici che non sono proprio delle stronzate, ha più senso anche. Ha più senso anche il coso. No, faccio vedere il drago Simon. Non riesco, ragazzi, a farvelo vedere, ma perché devo far fuori tutti quei nemici qui di questa zona. Perché voi sapete che nella zona quella precedente bisogna far fuori i nemici perché salgano le torrette, che facciano scendere il ponte elevatoio, che poi si possa attivare. Ma i nemici non sono oggettivamente fattibili. Quindi praticamente qui ci sono Quindi non delle è zone a fattibile. seconda della difficoltà, anche qua. Ma in realtà, secondo me, hanno fatto questo. Loro hanno strapotenziato la difficoltà delle zone con i nemici base e diminuito un po' quella dei boss, secondo me, trasformandolo proprio come Bloodborne, cioè hanno tirato su come Bloodborne. Bloodborne è molto più facile i boss e i nemici base sono molto più gnocchi. Adesso qua volevo provare a fare una speedrun. No. Ma cane di merda. Ostia capitana. Questo non è mai stato. Ah no, forse questo era quello svenuto. Oh figa, frecce di fuoco anche davanti. Cioè davanti e dietro ci sono. Ale. Mamma mia, che paura. Aspetta che mi ricarico con la fiaschetta un po' in intimità. Proviamo a fare una speedrun esageratissima. Armatura, ma tanto io non la metterò. Sa, proviamo a fare questa follia. Io tra l'altro non vedo una sega, allora bisogna andare su di qua. Su di qua, corri, 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 corri. Poi si va su di qua. Porca puttana, quanta gente che stai Sì, no. pullando. Sì. Eccoli qua, Wow. questi qua sono abbastanza. Oh, puttana minchia, questi qua poi fanno danni da Wow. sanguinamento. E sono. No, vabbè, questi qui. Probabilmente ha fatto un pessimo lavoro. Hanno cambiato il posto dove c'è il fuoco, hanno cambiato tutto. E quindi, cioè, no, non è fattibile qua la speedrun. Esagerata. Scusa, ma perché non prendi un'anima per la salute? No, lo so, è il fatto che dopo, cioè, schiatto altre 200 volte comunque. E quindi non, cioè, non è che cambia tantissimo la cosa. Adesso la prendo per fare il boss. Adesso volevo fare un pelino l'area. Problema dell'area, a parte che scusa un secondo, allora innanzitutto voglio vedere se ho le torce, perché voglio andare ad accendere. Cambia, accendi la torcia, sì che ce l'ho la torcia, se riesco a non morire subito almeno. Quelli fatti pagare. E ce l'hanno proprio su, proprio. Cazzone d'ora. Figa nocca, guarda che roba con la torcia. Troppo debole per quest'area. Ma il problema è che siamo deboli per qualsiasi area, quindi in realtà dovremmo. Allora, perché. Allora, la logica qua, siccome secondo me il gioco ha ricevuto tante critiche per una maggiore facilità rispetto a Dark Souls, loro hanno deciso. Aspetta che vado ad accendere. Simone, vai sul canale di Sabacco e digli che hai già il gioco. Il canale? Il canale di Sabacco e digli che hai già il gioco. Cosa vuol dire? No, c'è il puzzle. Ah, boh, non ho capito cosa voglia dire. Sono proprio un rotto in culo. Proprio tremendo e non posso spostarmi.
No, quindi secondo me dicevo, loro hanno ricevuto una valanga di critiche sul fatto che fosse molto più facile. Questo cosa hanno detto? Trasformiamo il gioco come Dark Souls, anche se hanno comunque incrementato ancora di più la difficoltà, cioè dove di fatto tu vai in una zona, livelli o comunque fai quel cazzo che vuoi e poi passi a quella successiva in un modo comunque diverso e poi ci torni indietro, eccetera, eccetera, eccetera. Dark Souls era completamente diverso dal punto di vista della difficoltà. Intanto abbiamo acceso tutte queste belle torcette, poi le frecce che cambiano direzione mentre partono. Una cosa molto simpatica. Sì, no, no, dico le frecce. Frecce quando te le lanciano, mentre vanno cambiano direzione. Cioè ti seguono, non si sa perché. L'hanno No, è ricerca spiritate. termica. Sì. No, qui è proprio super invitato per giocare. Cioè, se non lo si gioca. Allora, se non lo si gioca in multiplayer, la logica di questa versione qua è di livellare. La logica di chi è normale. Poi ci sarà il super fenomeno che corre da un punto all'altro senza grossi problemi. Però, secondo me. Vale. Uffa, capitana. Figa che due coglioni, oh. Come non so chi è Sabacco, io lo seguo dal terzo video dell'anima oscura, ma non lo so. Allora, io direi che possiamo provare. Andare in un'altra area. Bloodborne dura la metà di Dark Souls 2, almeno la storia principale. Ma sì, dopo dipende un po' come lo si gioca, però in teoria dovrebbe essere abbastanza così. Intanto adesso volevo vedere. Nell'equipaggiamento se abbiamo preso una spada prima, volevo capire un po' com'è. Nessuno gli spieghi chi è. Boh, vabbè. Non so cosa cazzo sia, ma va bene. Allora, no, io terrei la spada questa, 60, 110, 121, 110, 120. No, ci teniamo la spadina. Se uno cerca Sabaku, no Maliku che ti fai delle risate. Va bene, andrò a cercare. Chiunque sia. Allora andiamo a farci il boss. Allora, che è qua? Che è appunto ufficialmente il primo boss. Schiatterò anche se è una cazzata, perché io proprio i boss sono abbastanza. Un po' indicappato in generale, ma sicuramente quei boss sono ancora più indicappato. Quindi andiamo a prenderci. Ecco, vedi che diventi. Torna ad essere umano. Il mio è un po' albino. Mi piaceva albino. Alla presentazione. Ah, Sabacco è arrivato prima in Europa alla presentazione londinese di Blood. Ah, sì, l'ho letto appunto che c'era questo tizio qua. Goody, non ne ho la più pallida idea. Incredibile boss. Allora, intanto, ecco, bisogna stare attenti perché se si riprende la vita lui ti sblocca l'altro, ma se non recuperiamo finisce così. Allora, andiamo a vedere di farlo, di provare a farlo fuori. Però, se in teoria col fuoco si poteva fare qualche danno in più, però va bene. A parte che già anche la grafica degli scudi e tutto, cioè, cambia proprio, cioè, bella, cioè, fatta bene, molto più dettagliato, cioè, guarda che roba. Secondo me, se non è DirectX 11, comunque, si vede, ecco, la differenza, sia a livello texture, poi guarda, c'è cioè, anche, che cambia, anche l'illuminazione. No, lì non ci stiamo. Allora c'è la No, non ci credo. C'è già qualcuno collegato, ma in realtà i server sono staccati. No, 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 è con noi. Ma va! Aspetta che lo salutiamo. cazzo c'ha addosso, tra parentesi? Non lo so, figa, è poco forte. Sembra stravestito. È poco forte. Anche qua, in là.
Sì, sì, no, beh, questo sì. Vediamo questo qua che cazzo gli fa. Sono curioso di vedere. Cioè, lui va in giro e non fa una serie. Ah, merda. Perché? Vabbè, lo ero lì sotto. Cosa ha fatto il tizio? Ma il tizio non fa una sega. Cioè, sta con i doppi scudi. Ah, lui sta con i doppi scudi e non fa una minchia. Cioè, è un grande questo qua. Grande, grande. C'è il Black Armor Weapon Set. Non ho la più pallida idea. No, anche perché, ragazzi, non ho. Cioè, proprio ci ho giocato giusto un'ora, quindi. Adesso per un po' vedi che ti scende poco la vita, però non può furia di farlo. Sì, ma più che altro non è male comunque evocarlo, perché almeno comunque attira un po' l'attenzione. Ma io tra l'altro pensavo, cioè sinceramente ho detto, boh, questi qua sono quei tizi super power. Che fanno tutto loro, quindi io non mi sono neanche tanto preoccupato di. Dai, dai, figa, girati, coglione. Oh, fare in culo, va. Pillars of Eternity non l'ho mai. Cioè, non è che non mi interessa, è che non ho voluto io seguirlo, nel senso che. Ecco qua, telecamera, che non capisci dove cazzo sia. Ho tutte le volte, cioè, ma poi quello che non è proprio calibrato benissimo, eh. Poi ci mette una cifra per prendere. Non capisci dove cazzo sia. Boh. Merda! Mamma mia. Non vedo. Merda. Ma è un boss facilissimo, cioè sono io che proprio faccio cagare al cazzo, non è nulla di complicato in realtà, solo che io proprio. Sì, no, i trofei li becchi, i trofei li prendi, solo che non sono installati, quindi spero che poi alla fine te li dia. Allora, vediamo. E secondo me, come dicevo, anche nell'altro boss. I boss sono molto più facili, tanto è vero che, ad esempio, questo tipo di boss qua, che ripeto, io poi coi boss ho
ho un pessimo rapporto, cioè anche se fosse il più basico, mi ammazza comunque milioni di volte. Ma questo, ad esempio, è un boss che nel gioco di Dark Souls normale saltava in continuazione da una parte all'altra, giustamente per crearti anche la difficoltà del coso. Questo invece si è inchiodato lì, è rimasto lì praticamente tutto il tempo. Quindi di fatto, secondo me, ha anche questo tipo di... cioè hanno abbassato molto la difficoltà, ma anche l'altro boss che ho affrontato è veramente... Questa qui è una porta che si aprirà in un altro punto, quindi adesso torniamo su. A questo punto io direi, ecco qua adesso il problema è che con le armi che appunto si distruggono con l'usura, se tu decidi di fare tante aree in cui dici guarda, in quella zona qua mi faccio fuori un tot di nemici, ricarico, faccio fuori un tot di nemici, eccetera. Se continuano questi a ritornare, di fatto hai anche il problema che non riesci mai a ripulire una determinata zona, come invece facevi con Dark Souls 2, cioè normale. Quindi tu adesso ci hai tolto la runa di impatto, quando ammazzi un nemico rimangono morti o dopo un po' No, curano? allora, quello lì dei campioni non lo sapevo io, sinceramente. Di fatto con i patti hai determinati vantaggi o meno, sinceramente non chiedermi quali, non me lo ricordo proprio. Quello che invece succede nell'essere evocato quando hai determinati patti è che poi ti danno dei vantaggi perché dopo tu vai a offrire agli altari e poi hai anche lì, diciamo così, dei vantaggi ulteriori. Sui patti poi ti confesso che non li ho mai cagati molto, però per esempio tutti quelli che sono sotto il patto della luce, di quelle puttanate lì, hanno poi degli vantaggi nel gioco. Il fatto che comunque ci sia continuo respawn non è male comunque, perché chi vuole Quello fare... Ah già, ma poi esatto, che io sto dicendo una stronzata, perché è solo nel patto dei campioni che c'è questa cosa qua di livellamento. Quindi in realtà se è rimasta uguale, noi possiamo fare in questo modo. Si va, si pulisce. vai a prendere. Dopodiché, quando finiscono, perché continuano a ricomparire, me lo andrò a riprendere. Anzi, adesso a parte che vado un attimo a potenziarmi, perché 10.000 anime sono... Fammi vedere il Ah, sì, potenziamento. ti facciamo vedere le statistiche, un po' del personaggio. Allora, andiamo dalla nostra amica. Allora, qua c'è il potenziamento della fiaschetta Questo Estus. è È l'automa come che... l'automa. È come l'automa. Esatto. È uguale di fatto. Tra l'altro c'è la guida con le options. Eccolo qua. Allora, beh, a parte che facciamo prima a far così. Beh, la vita, vabbè, la vita. La stamina. Il vigore, che è quello che ti permette comunque di portare oggetti più o meno pesanti. Questi sono, aumentano anche gli slot della magia, infatti dopo io utilizzerò comunque come si chiamano, i miracoli o la magia, devi averne, vedi che cambia questo slot fino a quando hai slot 0, ovviamente non puoi farci molto, quindi magari pian piano lo spostiamo anche di qua. La forza, sappiamo perché è uguale identica, la destrezza soprattutto per archi, frecce o altre robe, la fede, che è quella che ti permette di utilizzare appunto determinate magie, eccetera eccetera. Dopo gli altri sono vie di mezzo. Allora, io posso usarne ancora qualcosina. Io tra l'altro dire Simone, lì sotto la scala, secondo quello della storia strategica, dovrebbe aver piazzato una Great Lance, che per il PvE è ottima. allora, sotto la scala, al secondo faro della foresta gigante. Dopo lo guardo. Dopo lo guardo. Però mi sembra di aver già girato intorno a quella zona lì. Però dopo guardiamo. Forza. Ma io più che altro volevo aumentare un pelino, sì, la forza. Simo, se bruci, alzalo. La fiamma rossa rispone di nuovo il boss. No! No, non lo sapevo. La fiamma rossa risponde di nuovo il boss. non è male, figa. No, mai usata neanche, tra l'altro.
Attivi in America su Steam, se puoi comprare in sconto. Qui no, ma in realtà ho letto questa informazione, però dovrebbe essere per tutti. Cioè, almeno c'era una notizia anche su Multiplayer che diceva questa cosa qua, in teoria dovrebbe essere valido per tutti, secondo me. Però boh. Infatti è vero che c'è lo sconto, anche secondo me c'è. Dovrebbe costare 20 euro, però adesso non voglio dire una cazzetta. Allora adesso proviamo ad attirare un po' di tizi, li spostiamo, poi pian piano li sfanghiamo. Se hai Dark Souls 2 più Season Pass ti viene 20 euro. Esatto, beh, insomma, adesso dopo ognuno ci può fare i propri conti, però 20 euro comunque per avere una versione leggermente diversa. Dopo uno ci fa quello che, però non è un tantissimissimo, ecco, cioè non è che ti chiedono milioni di euro. Qui c'è un cane, però ti sommergono anche di frecce, però noi adesso li attiriamo da una parte. Dov'è il tizio qua? Boh. Allora, quella zona, vediamo chi cazzo. No, c'è la freccia. Tra l'altro, vedi che la freccia, tra l'altro, segue la linea di luce proprio di tutta la zona. No, è bello Elo, sì, si usa da, praticamente da Demon Souls. Invece in Bloodborne non è proprio immediatissimo. Oh, aspetta che guardo se è lo stronzo. Ecco, anche qua. Cioè lì, in Dark Souls, il tizio era, cioè di fatto ci dovevi andare tu a prenderlo. Invece qua. Sì. No, era più difficile, forse. Ma forse me lo ricordavo male io. Mi sembrava forse in Dark Souls era un po' più difficile. Cioè nel 2 normale. Se non sbaglio. Frammento di titanite, la titanite shard, sono gli elementi che permettono poi il potenziamento delle armi, perché come appunto in Bloodborne anche lì si può potenziare. Tra l'altro io a furia di far fuori i cani lupi in Bloodborne, adesso ho, oltre ad avere tutti i vari potenziamenti, ne sono altri 38, 39, quindi. E poi tra l'altro non sai più a cosa usarle perché, cioè, dopo un po' non sai fisicamente. Fanculo. Buono. Che si merita, sì. Vediamo, tra l'altro, però. Io intanto Ma sistemo. le fialette ti si La ricaricano? fiaschetta Esus, sì. È l'unica cosa che hai di gratuito e che manca in Bloodborne. Cioè, manca, insomma, lì è una logica un po' diversa. Qui poi ci sono delle A-zone, naturalmente dove tu potresti andare, delle zone in cui credi di poterci andare e schiatti miseramente. Poi, volendo, le anime. Adesso poi, prima di farlo vedere, minimo arriva qualcuno addosso. Le anime dei tizi che tu vai ad ammazzare, che sono queste. L'anima dell'ultimo gigante, l'anima del cavaliere. Ecco, il cavaliere dei draghi era quell'altro che ho ucciso, appunto per arrivare qua. Sono anime che tu potresti usare per, diciamo, droppare, comunque di avere, per avere appunto più anime da usare. Però in realtà nel gioco c'è un punto in cui puoi vendere, le anime, ma figa 2 addirittura. Eh sì, però se ti finisce la stamina, più il tizio che sta per arrivare. Non è proprio una puttana. Ah, 3. Vale, ciao, ho andato. Figa. Che due coglioni. Va bene, comunque così è, se ci pare. No, poi il boss di questo qui, un altro boss della nave che c'è in fondo qua, è un boss strafacile. Però di fatto bisogna appunto ripulire tutta la zona. E porterà via sicuramente non poco tempo.
Una zona lunghissima poi questa qua perché già in Dark Souls 2. nemici non hanno. Che cosa? Respawn? No, ma no, ma il respawn ce l'hai comunque, cioè anche nel Dark Souls normale ce l'hai. Solo che in teoria per capire se ce l'hanno o meno bisogna rifarlo quelle 6-7 volte, poi loro non ci sono più. Cioè i primi tizi che ammazzi più volte, 6-7 volte, Dopo che sei morto, dopo che sei ovviamente. morto, dopo che tu li hai uccisi, o comunque dopo che tu ricarichi il falò, quello che ne hai voglia te, loro spariscono. Così è nel gioco normale di Dark Souls. Ecco, vedi, Ma cioè, quindi la freccia si è cazzo. spostata proprio neanche di tanto. Poi soprattutto perché tornare ad uccidere sempre gli stessi, quando potrei andare avanti. Allora, andiamo avanti. Adesso intanto vado ad attirare qua il pirla. Naturalmente a lui la freccia non fa nulla. Ma che bella la luce. La luce che segna. Cioè, si è spezzato un pezzo di legno qua. Boh. Allora, andiamo a dire, andiamo. Li ho già visti arrivare, eccoli qua. Non da questa parte. Ale. Non di qua. Stamina, stamina, mi puttana. Cazzo. Buono, 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 buono. Via, 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 via. Stiamo un attimo il buffo. No, poi bisogna assicurare. Adesso, se riesco a farli fuori. E un po' alla volta li vorrei far fuori tutti. Con la torcia, che spero di averne un po'. Porca puttana. Illumino tutta la zona, perché sennò diventa abbastanza fastidioso. Vediamo. Ma chi è che... Ah, è il tizio là in alto. Fa culo, mamma mia. Ci è mancato un pelo. Region Free, non lo so se è Region Free, ma buona domanda, non lo so se è Region Free, però non porti questo problema. Cosa pensi di Bloodborne? Un capolavorone pienissimo di difetti, soprattutto di difetti dal punto di vista tecnico, che incide moltissimo sul gameplay, come dicevo prima per il boss di cui spiegavo, è veramente... Ma non lo so, frustrante sotto certi punti di vista. Secondo me comunque Bloodborne è decisamente più facile di questo. E comunque, come si diceva, ricorda molto Demon's Souls dal punto di vista anche della difficoltà. Con questo, ripeto, io non sono sicuramente un campione e sicuramente... Eccolo qua, accendiamo la torcia e andiamo ad illuminarci tutte le varie zone qua intorno. Non sono sicuramente un campione, quindi per me è difficile, facile un po' tutto. Più difficile che facile. Detto ciò, il gioco è veramente fantastico, anche con il fottio di difetti tecnici, grafici, eccetera. Ma in quanti giocatori si può giocare? Mi sembra 6, fino a 6 giocatori online, il multiplayer prevede. Merda. Ma porcaccia al tizio. Fanculo, 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 fanculo. No, più che altro perché non ho voglia di togliermi la torcia per metterci lo scudo. Anzi, però andiamo a potenziarci. A risistemarci un po' la vita. Allora, qua andiamo ad illuminarci anche la prossima area. Eccola qua. Eccola qua. Perché non è secondaria, ma soprattutto è molto comodo per calcolare poi tutto quello che c'è. Tra l'altro, esatto, guarda, sono già con la spada praticamente rotta. E quindi bisogna ritornare fuori. Qua chi c'è? Qua c'era un ra...
puttana. Questo è nuovo. Telecamera che impazzisce. Ecco. Getto a rischio spada. Ma io però me la rischio. Ecco, rotta. Però almeno l'ho ucciso. Bella l'immagine. Allora, vediamo. Della spada rotta? Eh sì, insomma, più o meno. Ma cosa cazzo c'è in mano il T? Cos'ha sto? Ah, una torcia. Adesso io devo cambiarmi. Devo cambiare arma in modo tale da prendermene una normale che non rotta. Però il tizio. Dimmi quando arriva. Eh sì, col cazzo. Dai, porca Eva, aspetta, devo fare in fretta. Eh sì, vabbè, così proprio. Con nonchalance. Ah, tra l'altro fosse uguale. No, è l'altra spada. È andato via. Come è andato via? A chi? No, 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 c'è. Beh, avrà le torce, infatti. No, così intanto ci illuminiamo un po' di. Immenso. Sì, però vedi che già così è molto più visibile. Vidibile. Bombe di petrolio fino al 3 che dos più 2, ok. Allora andiamo a vedere di qua. Che cazzo c'è qua? Qua non c'è il ragno. Ecco, quel ragno che abbiamo visto di sopra, quello che ha. Qui era nel 2 era qua dentro. Che però con la torcia lui ha paura e quindi si allontanava. Insomma, c'è tutto un gioco così con loro. Che hanno paura del buio. Ecco qua un altro simpaticone. Piace perché. Beh, muori, puttana. Fino a quanto nella campagna? Cosa vuol dire fino a quanto? Hai mai giocato sti giorni? Sia campagna. Non esiste qualcosa che non sia campagna di Dark Souls. Non ho capito. Simone, hai qualche gioco PS4 da prestarmi? Chiede Slayer. Ma guarda, credo di averne. Ma non so, forse una ventina. Non so. Più o meno. Ah, qua. Accendiamo la torcia. Oddio. Questo dove salta fuori? Sì, mi ha di un cane. Contro i boss 2 più 2 immagino come solito. Non so cosa voglia dire. O meglio, ma sì, per i neof cioè neofiti, insomma. Comunque sicuramente Bloodborne è un pelo più, secondo me, più arrivabile. Anzi, sicuramente più arrivabile. Ma anche Dark Souls 2, normale, è sicuramente più arrivabile. Questo, insomma, aggiunge un bel po' di pepe rispetto alla versione classica. Non solo le esclusive mi interessano, Beh, sai. allora. Ah, tra l'altro mi hanno confermato che domani arriva cosa di Order. Domani Ah, dovrebbe. l'amico della GameStop. Esatto. Dovrebbe arrivare. Dimmi che ti porto, so che ne so. Sì, che tra l'altro non abbiamo tanta roba da No, fare. io non ho preso tamburette neanche, no. Ah, infatti. Però l'ho fatto, cioè sarebbe talmente breve che. Infatti c'era oggi su frago.it che è una specie di Lercio. Tu conosci Lercio? Il sito Lercio.it è il sito che si inventa le notizie, ma che fa ridere, no? Te le mette giù. E oggi c'era che durante un caricamento di. E frago.it invece è la versione videoludica di Lercio.it che ha fatto Tagliaferri. E praticamente è uscita la notizia che durante un caricamento di Bloodborne uno ha finito The Horde. Ecco quando. Perché? Ah, figa, avevo finito la stamina. Sai che potrei anche rischiare. No, figa, devo andare a riprendermi le armi. Cioè, io stavo girando così felice e contento. Sei scarso, dice Forwets. Hai ragione, Forwets.
Proprio ragione, però tu non devi mettere comunque tutto in maiuscolo, poi puoi dire come vuoi. Lei chiede se Simone siete abitate a... Assolutamente a 100 metri l'uno dall'altro. Sì, più o meno. Pessima scelta, puttana, 4.000 anime buttate. Scusa, ma perché livello 30 con il set base? Vabbè. Ah, il nostro Zelda 70. Che invece è il nostro amico di Diablo. Ah, che abbiamo incontrato, che abbiamo incontrato a Diablo. Allora, tra l'altro adesso dovremmo comunque buttare giù qualcuno. Solo per andare a riparare la spada. Così andiamo a far vedere anche l'altra spada che va sistemata. Ma dove cazzo è il cane? Perché salta fuori e non si... Ah no, il cane è qua. E poi c'è un tizio. Ma secondo me c'è qualcuno... Ma come... Da dove salta fuori qua? Secondo me era lì, è lì sotto, salta su, perché ce n'è anche un altro che salta su. Sì, ce n'è un altro anche che andando su... Eccolo lì. Quello che dovrebbe essere qua in mezzo. Eccolo lì, quello appeso. Con i suoi numeri da circo. Buonanotte raga, alla prossima. Salutiamo i Tourg. Figa 2. Ha rotto la guardia, spaccandomi la... E vai a fare in culo, figa che due coglioni. No, il problema qua è livellare un po', perché comunque... ci sono zone toste, vedo. Non è proprio una cazzatissima. Sei riuscito a platinare Diablo? Sì, abbiamo tutte e due. Io e Fede l'abbiamo platinato entrambi. Primo platino. Beh, adesso poi platino Bloodborne e ovviamente anche... Mamma mia, un pelo di... Tu vuoi platinare anche questo? Beh, sì, ovviamente. No. Io vado solo Vlado, che già sarà... Simone sei di Cremona, sì? Sì, siamo di Cremona. Più complicato uguale alla versione non scholar? No, figa, molto più complicato. La versione scholar è... Cioè, quelle parti qua le avevamo già... Poi qua si pulisce con calma, nella versione normale. Cioè, qui invece vedete che proprio con calma non è proprio una cazzata. E quindi bisogna farsi seguire, far tutte le... Hai troppe poche Estus comunque. Cioè beh, le Estus si trovano... Cioè, è impossibile perché le ho trovate tutte quelle che ci sono in giro, quindi... Non c'è il tasto per fare il morto. Vabbè, c'è proprio ognuno, c'ha... Allora, andiamo su dal tizio. Vabbè, qua bisogna fare proprio leveling base. Qua sì, bisogna farlo così e punto e stop. Capitano, ma... Cioè, ma non ha parato una sega? Cioè, non ho capito questa. Ma è bellissimo, l'ha fatto Tagliaferri anche, quindi cioè, sapete che è di qualità. Adesso sono normale avere poco a questo punto del gioco, ma certo, cioè ragazzi, alla fine del gioco, a parte che io sono arrivato a fine gioco che addirittura avevo dei frammenti in più, quindi perché li ho trovati proprio tutti in ogni zona, ho trovato tutti i segreti di tutto, e no, forse però non mi ricordo se avevo finito o nel New Game Plus l'avevo trovato. L'Estus. Ma dov'è il tizio? Voglio capire esattamente il momento in cui sale. E non lo si capisce. E comunque sì, finisce con tantissime. L'hanno creato da poco, frago.it. Sì.
Assolutamente sì, l'ho appena fatto. No, la difficoltà. Sì, no, beh, allora, la difficoltà a livello di difficoltà, sì. Però se nel momento in cui mi aggiungono parecchi nemici e posizionamenti diversi, cioè, ma non posizionamenti diversi, parecchi nemici, è ovvio che comunque il gioco aumenta di difficoltà. Cioè, se io vi faccio uno scontro con un nemico o con 5, ovviamente considero il livello di difficoltà diverso, per ovvie ragioni. Oddio, perché adesso vengono a fare un raid a casa nostra. Dovranno sparire gli spawn, saremo a 10 morti. Ma secondo me sì, tra l'altro c'è un numero che non è sempre 10, non credo siano. È sempre stato 10, 10 perfetto, secondo me un po' meno, però. Tra l'altro hai preso lo scudo in Bloodborne? Sì, credo sia l'unico che c'è in tutto il gioco. Cioè, avevo letto che c'è un solo scudo nel gioco. Riga, che due coglioni. Vai, affanculo, che cazzo. I nemici non despawnano. Io non mi ricordo, ho un dubbio. 8-12. Ah, 8-12 sono le. O 8-12. Boh, adesso lo vediamo. È sempre stato 12. Ah, ok. A meno che sia questo. È questo qua. Ah, ok. Mamma mia, stavo buttandolo giù lui e io insieme. Ti offro da mangiare. Vabbè, dai, volentieri. Cambia zona, Simone, poi. No. Quelle che. Cioè, ve le ho fatte vedere di fatto tutte, quindi. Non. A parte che, ripeto, il gioco l'ho iniziato oggi e quindi ho subito fatto il boss quello lì. Ho corso per darvi appunto la possibilità di vedervelo tutto. E di fatto appunto stasera vi ho fatto vedere tutte le varie zone. Nell'ultima mezz'ora ha ammazzato È una buona idea, sì, così dopo butto via anche il salvataggio, perché così poi non salvo più da nessuna parte. Devi trovare la maggiora, se spingi la pietra del po. Ma certo, infatti, sono due. Allora, di fatto, un potenziamento, infatti se vedete, sono già due le fiaschette che si possono utilizzare, più un potenziamento che ho inserito, e questo c'è. E questo c'è all'inizio. Fede, offro anche a te, grazie a lei. Una figa grande, se devi. Dai, figa, vieni fuori, no? Inchia. Cioè, ti colpiscono anche attraverso quella stronzata qua. Cioè, tu non riesci a colpirlo in nessun modo possibile, però lui riesce a attraversare qualsiasi roba. Ecco, questo altro difetto di Bloodborne, cazzo. Attraverso le colonne, cioè, tu bloccavi qualsiasi roba. Cioè, lui mi ha tirato sempre quel cazzo di cane di merda lì. Cioè, tirava di tutto. Ah, figa, il colpo con la. Con la scarpata che rompe la guardia. Che bastardo. Io ne ho tre, non ho fatto fuori manco il primo boss. Di fiaschette. Boh, vabbè, andrò a cercare allora. Domani andrò a guardare su YouTube dove sono le altre fiaschette, però. Ma mi sa un po' di strano. Sì, non devo bere la fiaschetta vuota.
tiriamo su anche questo qua. Terzo, con le colonne, il trip, esatto, quello lì, esatto, quello che dice tutto al 96. Ecco lì, tra l'altro facile, nel senso che di fatto tu devi soltanto stargli addosso. Vabbè, adesso non voglio troppo se chi lo deve fare, però non è un boss difficile, è però il problema gigantesco di... Che cazzo ha fatto a rompere la guardia? Vabbè. Uno è nella casa di Majula, quella per cui ti serve la chiave. E infatti. E ci siamo. Provate a dirmeli che magari vi dico se li ho presi, però. Meglio Bloodborne o questo? Questa è la domanda della vita. Io in realtà dico tutte e due, perché comunque sono due ottimi giochi. Secondo me tra i due, quindi non Dark Souls, ma Dark Souls questa versione, secondo me è più, cioè non senza secondo me, Bloodborne è nettamente più facile, quindi poi di fatto sono tutti e due giochi dove dovete avere tranquillità, pazienza e farli, nel senso che comunque i boss hanno un livello di difficoltà più basso, i nemici più alto, dovete un po' livellare, insomma dipende un pochino proprio dai gusti, insomma. Io su PC Bloodborne lo miglioreranno, sì, sicuramente Bloodborne non uscirà mai, no, no, non uscirà proprio mai, nel senso che è proprio marchio Sony come Demon's Souls, infatti non è mai uscito su PC e non uscirà mai, e loro se lo tengono stretto, nel senso che Demon's Souls ha fatto vendere comunque PlayStation 3. E per questo loro hanno creduto tantissimo in From Software per un'altra esclusività. E quindi... Per qualcuno la facilità di... Ma allora sì, Dio, non è proprio il gioco facilissimo, ecco. Cioè, molti comunque lo trovano difficile, io stesso, non, ripeto, non sono un campione a questo genere, però diciamo che... Ecco, no, una cosa che cambia tantissimo, a differenza dei giochi della serie Souls, in Bloodborne, è che quando livellate cambia fisicamente tanto la cosa. Cioè, c'è un cambiamento netto. Come in... invece qua no. In Dark Souls e anche Demon's Souls, cioè, vi accorgete ovviamente che diventate più forti, che... Spaccate più culi e che siete comunque più potenti, ma in maniera molto diversa. In Bloodborne, cioè, quando potenziate bene la vostra arma o comunque il vostro personaggio, la differenza diventa abissale. Cioè, in pochi cambiamenti cambia talmente tanto. Esatto, a livellare più facilmente. Il farming è elevato. Sì, esatto. Di fatto poi in Bloodborne, esatto, appena cambiate una zona... Subito questa zona qua vi fa livellare tantissimo, ma questo vabbè è una cosa che avviene anche nei Souls normali, non è ovviamente nuova zona, farmi un pochino più facile. Poi tra l'altro in Bloodborne se aumentate, come cazzo si chiama quello che non ricordo mai, l'ultima voce in basso, aumentate la fortuna che vi permette di... L'arcano. Arcano. Che vi permette appunto di avere ancora più fortuna nel droppare le varie cose. Bloodborne a vedere nei video non l'ho giocato, sembra molto più divertente che i Souls. È un modo diverso di essere giocato, veramente molto diverso. Io ad esempio, abituato ai vari Souls, l'arma la uso pochissimo, mentre invece deve diventare parte del gameplay. Io infatti ho usato l'ascia, l'ho potenziata, la uso sempre aperta e sto facendo... Porca puttana, sto pezzo di merda. Mi spiega come faccio a capire quando l'ho completato e non mi scrive nulla? Come se mi manca. Mi spiega... Quando l'ho completato? In che senso, Skillo? Spiegati meglio, che non ho capito... Cioè, che cos'è che non hai capito? È più difficile nei boss, dice Twisted, nel Bloodborne. No, in realtà, come dicevo, secondo me... no, i boss di Bloodborne sono tutti facili, ripeto. Non guardate me, io straschiatto, li rifaccio mille volte, eccetera. Ma i boss di Bloodborne non sono assolutamente difficili, hanno...
pattern sempre quelli. Fino adesso, quelli che ho fatto io hanno sempre gli stessi pattern che semplicemente si velocizzano verso metà vita in poi. Aumenta la velocità, ma fanno sempre le stesse cose, a differenza invece di quelli di Demon's Souls o di Dark Souls, dove hanno pattern effettivamente diversi andando avanti nel gioco. Quindi in realtà non è vero che sono. Dovete solo capire, ma questo vabbè è tipico di tutti i generi degli stessi giochi, qual è, diciamo, il modo di farli fuori. Perché anche il cagnaccio dovete sapere cosa fare per poterlo far fuori. Questo è banale da dire, però è così. Però di fatto dovete sempre fare la stessa cosa fino alla fine del boss. Allora perché non vai su che qua fai schifo, dice Forwards. Grande Forwards. No, in realtà faccio schifo anche con Bloodborne. Però diciamo che secondo me è un livello di difficoltà diverso. Primo, corri, non uccidere più. No, ragazzi, qua bisogna livellare un po' e correre qui, cioè, ha anche poco senso perché abbiamo visto prima non. Cioè si muore su quelli più in alto, quindi quella zona qua va fatta in questo modo. Quindi si livellerà un po'. E poi comunque, ripeto, non posso andare molto oltre, perché anche se vi faccio vedere un'altra zona del livello, comunque non è che si può fare chissà che, quindi. Sì, Skillo ha ragione. I lodi boss sono più veloci e hanno poche pause, è vero. Ma più che sono più veloci, partono piano e poi aumentano la velocità. Da metà vita in poi aumentano la velocità. Però fanno sempre gli Grafica stessi fa pattern. schifo. Dillo a T-Marco T67 che la Che cosa? No, grafica in Bloodborne è veramente beh, oddio. inferiore. Rispetto a Dark Souls è più bella. Non è brutta. Cioè, non è sicuramente migliore di Dark Souls. Perché se la guardi, comunque, non è più. Non è comunque più brutta, cioè è decisamente più bella. I grossi problemi sono fluidità. No, io non li vedo così facili i boss. Allora, ripeto, ragazzi, per me è difficile. Allora, per me sono difficili tutti in tutti i giochi. Quindi non è un problema di quello. Il discorso invece sulla facilità o meno, per me. Ah, ok. È il fatto che hanno sempre gli stessi patch, cioè fanno sempre le stesse cose. Difficilmente in Dark Souls. Tranne i primissimi, i nemici fanno sempre le stesse azioni. Quindi per me, una volta che intuite l'unica cosa da fare, fate sempre quella, sempre, 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 sempre quella ripetizione fino a quando non lo uccidete. Almeno, ripeto, parliamo dei boss che ho affrontato fino adesso. Sicuramente le meccaniche sono diverse, assolutamente vero anche quello. Qua adesso dovrebbe scendere un bastardo. Ah, cioè scende Cioè con la scende più carica. forzato, No, sempre più no, forzato. scende giù e scende con la carica, cioè pronto come fai tu con loro. Sì, poi rispetto a Dark Souls in Bloodborne cambiano le tempistiche, cambiano il modo d'attacco. Devi prevedere, ad esempio, con i lupi quando loro ti attaccano. I pattern dei nemici base cambiano tanto, perché qui, ad esempio, i nemici fanno sempre le stesse azioni. E quindi comunque si muovono sempre nello stesso modo. Con Bloodborne invece. Minchia, la freccia. Peccato ingegna, Guarda proprio. la freccia attraversata la testa. E comunque il cane non c'è più, eh. Non c'è più. Stanno iniziando ad andarsene. E quindi dicevo, è bello anche che i nemici in Bloodborne comunque cambino il loro assetto comunque di attaccarvi, di fare una serie di azioni. Quindi non è che dovete sempre sapere di fare in un certo modo, ecco. Dopodiché sono riusciti, secondo me, nella difficile impresa, anzi quasi impossibile, di capire com'era Demon's Souls e rifarlo a livello, secondo me, di difficoltà. E quindi. Non so come abbiano. X Raxuta è un altro che abbiamo visto amici da Diablo 3. Ah, sì? Allora lo ricambio con affetto. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero. Adesso non avevo capito. Sì, assolutamente. Consiglio l'acquisto se l'ho giocato su All Gen. Allora, se lo ami tantissimo, ti piace, come appunto a me piace una cifra, e magari non ti sei fatto le espansioni e tutto.
È sicuramente consigliato l'acquisto, secondo me è molto bello. Dopodiché devi fare le solite valutazioni. Offre cose super eccezionali che ci sono solo qua e non da altre parti. No, è un po' come il discorso delle remaster, conviene o non conviene, secondo me. Quindi se l'hai già stragiocato tutti i DLC e tutto, eccetera, eccetera, magari no, ecco. Però devi proprio fare le tue valutazioni. Allora, muffa tombale a che serve? Non lo so, sinceramente. Io adesso volevo andare a riprendermi prima che il tizio qua. Sì, ma mi illustri in breve le differenze tra Demon Souls e i due Dark. Oddio. Allora, vi posso più che altro dire. Rendendolo senza più nessuno. Ho detto. Non ho capito. Allora, la versione se vuoi. Allora, c'è un hub centrale come in Bloodborne. E non i fuochi, come appunto ci sono nei Dark Souls. In Demon Souls, dico. Le armi si rompono. E tra l'altro il fatto che le armi si rompano, mi sa che sia Dark Souls sul primo che Demon Souls avevano il discorso delle armi che si rompono. Come avviene in Bloodborne, che secondo me il fatto che comunque c'è anche lì in Bloodborne è una stronzata che si deteriorino le armi perché si deteriora pochissimo, veramente poco, e non ha neanche senso, cioè nel senso che l'hanno messo proprio così, perché se anche ti dimentichi di farlo, cioè si deteriora in 200 anni, quindi perché farla deteriorare? Non l'ho capita sinceramente. Cioè non mi sembra che abbia neanche molto senso questa aggiunta del deterioramento. In realtà secondo me c'è molta differenza. Sì, beh, c'è molta differenza. Quindi dicevo, questa è una. Oddio, aspetta, adesso pian piano mi vengono anche in mente. E tra l'altro le ho dette tutte mentre spiegavo Bloodborne. Le differenze, cioè, più che altro le analogie tra Demon's. Secondo me è molto simile a Demon Souls e molto meno simile a Dark Souls. Sono fatte al polistirolo le armi. La grafica, ma devo dire, la grafica in realtà è simile, forse meglio. A parte che intanto andiamo a potenziarci, a maggiula. Oddio, altre analogie tra Dark Souls e Demon Souls. Ma vabbè, insomma, ce ne sono tutta una serie di cose adesso così di fretta, non. Sinceramente non mi vengono neanche molto in mente. Ma più che altro perché forse uno o due potenziamenti ce li ho. Avanza di livello, andiamo a vedere. Vita sicuramente. Abbiamo ancora 8 minuti. E quindi si usurano meno, ah, dici che. Ma in realtà, sì, alcune meccaniche secondo me avevano senso come evoluzione di dei vari Souls. Bloodborne in parte è tornato indietro su alcune cose, cioè il fatto dei caricamenti assurdi tra. Poi, ad esempio, il falò, tu selezioni un'area e vai direttamente nell'altra area. In Bloodborne e Demon's Souls devi tornare indietro, quindi caricamento, che già lì non è veloce, selezionare l'area e poi ritornare, cioè già lì due caricamenti, cioè. Perché non hai falò? Ma oddio, se muori ricominci da lì. No, in realtà Stallone non è proprio così, nel senso che comunque non hai. Allora, intanto tutti si sono lamentati del fatto che Dark Souls 2 è pieno di falò, a differenza dei Demon's Souls. In realtà non è proprio così, perché comunque voi avete le scorciatoie, che hanno la stessa identica funzione. Quindi anche in Bloodborne ci sono valanghe di scorciatoie, quindi cioè, non è che cambia assolutamente nulla da quel punto di vista lì. Forse boh, qualcosina, però parliamo proprio di differenze, cioè tra falò e anche le zone del boss, sì, oddio, si deve correre un po', però non è che si corre così tanto. Boss preferito di Dark Souls 2. Allora, ti posso dire quello che ho. No, io ne ho odiati due di boss in Dark Souls 2, proprio più di tutti, di tutti, di tutti. Allora, il primo sono stati i Gargoyle.
I gargoyle per me sono stati veramente una spina nel culo, ma una vita, cioè proprio tantissimo. E il signore dei ratti, cioè quel mega topone, gattone, schifosone, ma che poi in realtà non era così difficile, ma era proprio io che ero con abbigliamento super pesante e quindi di fatto non ci sono riuscito. Cioè che poi alla fine comunque li ho fatti tutti, quindi boss li ho uccisi tutti 2 volte. E quindi a me è piaciuto il boss quello con il carro tipo Ben-Hur. Ah, bello in nella zona, sì. Beh, cioè quello lì è bello, non è difficile, però io intendevo più che belli, per me intendevo proprio quelli più difficili, che per me sono stati più difficili. Quello del carro è stato veramente una genialata, cioè lui c'è una zona circolare, questo carro qua che si ripropone in continuazione, molto bello. Tra l'altro è un boss secondario, se non sbaglio, non era obbligatorio. Però sì, l'ho fatto anche quello. Simone, leggi Ratman, chiede Slayer. Leggi Ratman. No, mi piace, ho letto un bel po' di Ratman, devo dire. Però non regolarmente. Ho anche fatto i complimenti a Coso. Aspetta, com'è che si chiama lui? Ma figa, si ricarica. Si rilavora, No. aspetta. Aspetta, le ortolani, sì, gli ho fatto i complimenti. Tra l'altro è di Parma, è qua vicino. È vicino a casa nostra. Potrei mandargli una mail, se ci andiamo, prendiamo un fumetto e lo facciamo autografare. Non sarebbe una brutta idea. No, è vero, esteticamente, un po' come lavoro e tutto, è vero, quello del carro è forse uno dei più carini. Come difficoltà, invece, per me sono stati quei due lì, proprio tantissimo quelli due lì. Ci ho messo una cifra. Allora, adesso abbiamo ancora 4 minuti, dobbiamo stare super attenti ai tempi perché. Comunque, questa è l'area, noi non possiamo andare oltre. In realtà è un'area abbastanza lunga, non andiamo noi oltre, però. Mi sembra sia più longevo di Bloodborne, ma in realtà per come lo sto giocando io, cioè sto ripulendo ogni singola minuscola area di Bloodborne, credo che a me durerà tantissimo. Come longevità, quasi sicuramente questo, perché comunque anche i 3 DLC sono abbastanza lunghettini, cioè non è proprio robettina da un'ora. Da questo punto di vista un po' tutti, cioè Dark Souls è comunque già più lungo di suo e poi comunque si aggiunge il fatto che sì, pian piano spariranno anche loro. Bella però, mi piace tantissimo l'idea dei tizi che fanno respawn comunque. Uno deve livellare un pelo. Mi sa che ti arriva qualcosa sul cellulare. Quindi la Recce la fai te? No, 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 la Recce di Bloodborne, no, no, è il. Come si chiama? Tanzen? Ma mi sembra di aver letto su Facebook, non perché io lo so che deve arrivare domani, però. Ah, questo qua. Dov'è? Incastrato direttamente nella. Murato alla testa nel. Però non ho capito, sinceramente non so quando esce. La Recce di Bloodborne. Ah, comunque dei difetti tecnici che sono pazzeschi, cioè veramente fuori di testa. Che te ne impediscono l'utilizzo, però comunque è più fattibile. Divinity Original Sin, grandissimo gioco. No, 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 è molto bello. Io l'ho fatto, è molto, molto, molto bello. Allora. Allora, andiamo a darci per forza ancora questo, perché sennò non riusciamo ad usare mai la magia. Salutiamo Abumigli9, hello, anche a te. Tra l'altro io non so il numero, perché lui ci ha inchiodato quel numero lì, ma cioè, non è sicuramente quello.
Arma preferita? Allora, in realtà l'arma preferita è stata sicuramente la bastarda, la spada bastarda, perché l'ho usata potenziata al massimo, usata fino alla fine del gioco. Ah, cazzo, siamo già alla fine delle ore. Allora, ragazzi, io vi ringrazio infinitamente per l'attenzione. Torneremo venerdì con un'altra parte di Dark Souls.